Calvin Campbell è un famoso ex atleta di baseball ora disoccupato. Quella sera si trova in un bar con i suoi amici Milton e Franklin. È il compleanno di Calvin e tutti nel bar festeggiano con lui. Mentre torna a casa dal bar, Calvin riceve una telefonata da Katie, sua figlia, che sembra delusa perché lui aveva promesso di tornare a casa presto quella sera. Così, quando arriva a casa, Katie è già uscita con il suo fidanzato Colt. Calvin è diventato un alcolizzato da quando è stato cacciato dalla squadra di baseball. È un genitore singolo e vive con Katie. Dopo essere diventato un alcolizzato, Calvin spesso non rispetta le promesse e passa più tempo con Milton che con sua figlia. Katie vuole che il padre trovi di nuovo un lavoro, ma Calvin non è pronto. Quella mattina Calvin va a fare la spesa al supermercato, senza dimenticare di comprare anche dell'alcol. Lì incontra Produce, un ragazzo con la sindrome di Down che lavora lì. Il vibe positivo e felice di Produce è completamente diverso da quello di Calvin, che sta in depressione. Incontra anche Amy, una cliente del supermercato che conosce bene Produce. Anche Colt, il fidanzato di Katie, lavora in quel supermercato. Un giorno Katie chiede a Calvin di guardare un film insieme, ma Calvin vuole uscire con i suoi amici stasera. Naturalmente la ragazza si offende ancora. Quando Calvin torna al supermercato, Produce lo accoglie con entusiasmo. Calvin svela sinceramente a Produce di non essere felice nella vita. Produce consiglia a Calvin di iniziare con un sorriso, perché un cuore allegro è la migliore medicina. Dopo ciò, Produce dimostra la sua abilità nel ricordare tutti i codici delle etichette di tutta la frutta e la verdura del supermercato. Infine, ha anche abbracciato Calvin, venendo rimproverato dal direttore Dexter. Un pomeriggio, Calvin va a trovare Franklin. Franklin è un musicista di talento, ma il bar in cui lavora ha pochi clienti. Quel giorno, Franklin va a casa di Milton per chiedere aiuto perché è stato cacciato da casa sua. Milton allora propone a Franklin di rimanere a casa sua. Una sera, Colt è a casa con Katie. Vuole fare l'amore con lei, ma la ragazza non è pronta. Colt inizia ad essere violento, ma fortunatamente Calvin torna a casa e ciò spinge Colt a scappare dalla finestra. Il giorno dopo, Calvin si reca di nuovo al supermercato per parlare con Produce. Per Calvin, Produce è un ragazzo intelligente e positivo. Produce dice a Calvin che non è così intelligente e procede a mostrargli la bacheca con il miglior dipendente del mese. C'è una foto di Colt. Calvin lo consola dicendo che nessuno, a parte lui, sa a memoria i codici delle etichette di ogni frutta e verdura. In seguito, Produce chiede a Calvin di insegnargli a giocare a baseball perché sa che è un ex giocatore professionista. Utilizzando un manico di scopa della frutta che non era più in vendita, Calvin insegna a Produce a brandire la mazza. La volta successiva, mentre Produce sta lavorando, sorprende Colt a rubare i liquori dallo scaffale. Colt si avvicina a Produce e minaccia di picchiarlo se non parlerà a Dexter. Un pomeriggio, quando Produce finisce il suo turno, Calvin lo porta ad allenarsi a baseball. Mentre insieme a Produce arriva un uomo che riconosce Calvin. Si tratta di Steve, un assistente manager di una società di baseball chiamato Louisville Bats, che senza ulteriori indugi spiega che la società sta cercando un allenatore. Calvin inizialmente rifiuta, ma Steve gli propone di partecipare a un colloquio promettendo che lo stipendio è molto buono. Sentendo ciò, Calvin cambia idea. Più tardi quella sera, mentre Colt sta in macchina con Katie, nota Produce da solo sul ciglio della strada. Colpisce deliberatamente Produce con la sua auto, facendolo cadere. Si scopre che quel giorno Colt è stato licenziato perché Produce ha raccontato a Dexter le sue azioni del giorno prima. Katie gli dice di lasciarlo in pace e Colt se ne va. In seguito, Produce aspetta davanti alla porta di casa di Calvin, che torna ubriaco dopo la serata. Poiché Calvin ha sonno, gli chiede di tornare domani. Produce se ne va ma dimentica la sua Bibbia. La mattina dopo, Produce torna per riprenderla. Sta andando in chiesa e chiede a Calvin di unirsi a lui, ma lui non può perché deve giocare a golf con Milton, quindi si limita a dargli un passaggio. In seguito, Calvin va a giocare a golf con Milton. Milton dice scherzosamente che potrebbe usare Produce per pubblicizzare i suoi prodotti perché è ritardato. Calvin si arrabbia e tira un pugno in faccia a Milton. Dopo la messa, Produce vede l'auto di Calvin sotto il ponte e si avvicina. Trova Calvin ubriaco mentre si arrampica sulla struttura del ponte. Calvin è depresso per aver rovinato la sua amicizia con Milton. Produce dice che non gli piace vedere Calvin ubriaco. Calvin risponde che non vuole più essere suo amico e gli ordina di andarsene perché deve andare al colloquio. Tuttavia, quando gli cadono le chiavi dell'auto, Produce le prende e scappa perché non vuole che Calvin guidi da ubriaco. Per questo motivo, Calvin deve raggiungere lo stadio a piedi, ma non trova nessuno. A casa, Katie riceve una telefonata da un agente di polizia che le informa che Calvin è stato trovato pesantemente ubriaco sul campo da baseball e le ordina di andare a prendere suo padre. Poco dopo, Katie arriva a destinazione. È arrabbiata con Calvin perché quella sera l'ha messa in imbarazzo. Per lei, Calvin non sa comportarsi come un padre normale. La mattina dopo, Calvin si sveglia e si scusa con Katie, ma la figlia sceglie di rimanere in silenzio. Quando esce, trova le chiavi dell'auto restituite da Produce, così Calvin si reca immediatamente al supermercato per incontrarlo. Calvin ringrazia Produce perché aveva ragione nel dire che non avrebbe dovuto andare al colloquio così ubriaco. Abbraccia Produce per ringraziarlo di nuovo.
Una sera, Calvin si reca a un gruppo di sostegno per alcolisti. Lì incontra Amy, la donna che aveva conosciuto al supermercato. Scopre che anche Amy è un alcolista e fa parte del gruppo di sostegno. Andando lì, Calvin spera di liberarsi dalla sua dipendenza dall'alcol, ma quando torna a casa scopre che non è così semplice smettere di bere. Una sera, nel parcheggio del supermercato, Katie discute con Colt e si rende conto che per tutto questo tempo Colt stava con lei solo per il suo corpo. Dato che lei non vuole fare nulla, Colt le ordina di scendere dalla sua auto. A quel punto chiama il padre per farsi prendere. Mentre aspetta il padre, Produce esce dal supermercato per portare fuori la spazzatura. Presta la sua giacca a Katie perché ha freddo. Improvvisamente Colt, che se n'era andato, torna per scusarsi di ciò che aveva detto a Katie poco prima. Poco dopo, Calvin arriva e dice a Colt di andarsene. Katie decide di porre fine alla sua relazione con Colt. Calvin ringrazia Produce per aver protetto sua figlia. Katie propone anche al padre di ripagare la sua gentilezza. La cosa è semplice, basta andare con lui in chiesa. Per fare pace, Calvin si reca da Milton al campo di golf e si scusa per l'incidente. Lo stesso fa anche Milton. Tornano di nuovo amici, ma Calvin dice che ha smesso di bere alcol. Quel giorno Dexter deve annunciare il miglior dipendente del mese, così Calvin gli chiede se sta considerando Produce. Dexter afferma che ha bisogno di qualcuno che possa diventare un'immagine per il supermercato. Calvin pensa che Produce sia un dipendente che lavora sodo e che merita il premio di miglior dipendente del mese, ma Dexter non vuole riservare un trattamento speciale a Produce solo perché soffre della sindrome di Down. Quel mese Produce rimane di nuovo deluso perché non è la sua foto a essere esposta. Calvin allora arriva e lo invita ad andare con Katie al parco divertimenti. Lì incontra anche Milton. In quel momento arriva anche Amy, chiamata da Produce. Nello stesso momento arriva anche la moglie di Milton, accompagnata da Franklin. A questo punto Milton sorprende la moglie a baciare Franklin. Milton è arrabbiato e decide di andarsene. Nel frattempo, Katie invita Produce a giocare a laser tag. Nello stesso momento si scopre che anche Colt e i suoi amici stanno giocando lì. Vedendo Colt, Katie chiede a Produce di andarsene da lì, ma Produce insiste per giocare e promette di proteggere Katie. All'inizio, Katie e Produce si godono il gioco finché Colt non si presenta alle spalle di Katie e cerca di molestarla. Produce cerca di aiutare Katie, che è stata messa a terra. Gli amici di Colt cercano di fermarlo, ma lui non si arrende. Fa il giro e colpisce la testa di Colt con un estintore, facendogli perdere i sensi. Katie esce e chiama il padre per chiedere aiuto. Senza chiedere cosa fosse successo, Calvin rimprovera Produce e gli ordina di chiamare sua madre. Dopo aver sentito ciò, Produce scappa da lì. Katie spiega l'accaduto a Calvin, dicendo che Produce l'ha fatto per proteggerla da Colt. Fortunatamente, Colt ha riportato solo una lieve ferita alla testa e Produce è ora ricercato dalla polizia. Calvin e Katie vanno quindi a cercare Produce per strada, ma dopo aver cercato a lungo non riescono ancora a trovarlo. Poiché Milton sta guidando in stato di ebbrezza, investe accidentalmente una persona sulla strada e sbatte con forza l'auto, che si ribalta. Si scopre che la persona investita da Milton è Produce. Poco dopo, Calvin e Katie si recano all'ospedale. Calvin è scioccato dopo aver saputo che la madre di Produce è morta da tempo. Per tutti questi anni, Produce vive completamente da solo. Calvin entra e vede i suoi due migliori amici distesi nel letto d'ospedale. Dopodiché Produce viene portato in sala operatoria. Nel frattempo, sul tavolo operatorio, i chirurghi non riescono a salvare la vita del migliore amico di Calvin, che muore quella notte. Per farla breve, si tiene il funerale. Sono presenti anche tutti coloro che si sentivano perduti. Il pastore tiene una conferenza, dicendo che la vita è breve, quindi bisogna vivere con coraggio e amore. La predica del pastore fa capire a Calvin qualcosa. Quando torna in macchina, richiama Steve per chiedere l'opportunità di diventare l'allenatore del club di baseball. Alla fine, Calvin viene assunto come nuovo allenatore dei Louisville Bats. La sua presenza viene accolta dai tifosi con grande entusiasmo. Dedica il primo lancio al migliore amico scomparso, Milton. Calvin chiama quindi Produce, che è il bad boy del mese allo stadio, per consegnargli la palla. Si scopre che Produce è sopravvissuto all'incidente ed è rimasto amico di Calvin. Altri video come questo. Attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.